Onorevole Squeri, lei oggi qui partecipa al tavolo che dedicato all'industria 4.0. A distanza di poco più di un anno di questa misura, possiamo già fare un bilancio? Beh, il bilancio devo dire che è ancora da valutare, perché le statistiche dicono che c'è stato un aumento di acquisto di macchinari, dunque di rinnovamento delle attrezzature aziendali. Adesso bisogna vedere quante sono legate all'argomento impresa 4.0, perché è inesatto chiamarla industria 4.0, ormai sappiamo che il 71% del PIL è determinato dal terziario, il 67% dell'occupazione è nel terziario, per cui parlare di industria 4.0 è limitativo, bisogna parlare di impresa 4.0. Le imprese che spesso si trovano a dover affrontare il problema del fisco, ne ha parlato anche ieri alla Confapi il presidente Berlusconi, che ha puntato soprattutto sulla necessità di ridurre le tasse, di azzerarle per chi assume giovani. Nella manovra c'è una percentuale di decontribuzione, è sufficiente oppure no? Allora, uno dei temi principali, se non il primo, sicuramente è sul podio, è la riduzione delle tasse, perché un paese con questa tassazione non può affrontare i problemi che stanno assillando il paese, per cui uno dei primi interventi che farà il centrodestra una volta che sarà al governo sarà l'introduzione della flat tax. Come sapete, adesso c'è da vedere quale livello raggiungere, concordare, ma questo sarà sicuramente uno dei primi interventi, perché senza la riduzione delle tasse non ci può essere ripresa, non ci può essere un aumento di consumi considerevoli, dunque di occupazione e tutto quello che ne deriva. E al primo posto ci sarà questo tema. Questo tema che varrà anche per i piccoli commercianti? Ma soprattutto le microimprese, che tra l'altro continuano ad essere, nonostante il forcing delle grandi aziende stanno facendo a tutti i livelli, rimane comunque l'ossatura principale del paese, la peculiarità del sistema paese Italia, e vanno aiutate, perché sennò tenga conto che ci sono, nei primi 4 mesi del 2017 sono state chiuse 19.000 aziende, 200 e passa aziende al giorno, non è sostenibile questo fenomeno. Secondo me invece sul fronte dei consumi, visto che ci avviciniamo al Natale e soprattutto all'indomani del Black Friday, a che punto siamo? C'è stato un rilancio? Parlare di rilancio secondo me è eccessivo, c'è un timido incremento, dunque parlare di ripresa siamo ancora con segnali troppo deboli per poterlo dire, però qualche segno più si comincia a avere, bisogna dare una spinta ulteriore perché si passi a una crescita strutturale. In settimana approda in Senato la manovra, secondo lei ci sono delle misure che sono migliorabili? Gli emendamenti, per esempio nell'ambito della sua commissione attività produttive, sono stati presentati degli emendamenti? Guardi, è una manovra blindata, per cui poco o addirittura nulla spazio alla dialettica, al confronto politico. L'approveranno appunto settimana prossima con la fiducia, arriverà alla Camera blindata, per cui non mi chieda che contributo abbiamo dato, perché il contributo è veramente difficile da dare con questi meccanismi. Devo dire però, apro una parentesi in positivo, tra l'altro per quello che riguarda anche il mio essere rappresentante di categoria professionale, imprenditoriale, perché sa che sono nella Confcommercio, sono anche dirigente del settore carburanti, devo dire che in questa manovra abbiamo concordato come settore di distribuzione carburanti col governo di essere chiamati come esempio, come apripista in quello che è la fatturazione elettronica, per cui mentre tutte le aziende in questa manovra si prevede questo tipo di novità che è legata all'impresa 4.0, che è legata al contrasto all'evasione dell'IVA soprattutto, mentre dicevo per tutte le aziende si comincia dal 1 gennaio 2019, noi abbiamo voluto essere apripista, per cui cominceremo dal 1 luglio 2018, e questo è un testo importante per far passi avanti all'economia italiana, perché meno evasione c'è,
più sarà incisiva la riduzione delle tasse. Sta parlando del POS, che però del POS. È legato anche al POS, però qui si parla di fatturazione elettronica, cioè di un B2B, nel senso che le fatture si muoveranno in un sistema di centrali interscambio, per cui sarà automatizzato e sarà quasi impossibile evadere l'IVA su quello che è poi l'attività aziendale di settori come il nostro, cioè mi riferisco a quello petrolifero, c'è una fenomenologia di evasione d'IVA veramente da contrastare e noi con questo provvedimento siamo certi ci riusciremo. Per finire proprio su questo argomento, la questione della carta a sconto, visto che siamo in Lombardia, c'è stato un ritocco? Beh, è un peccato, io spero che adesso si trovi il modo di rivedere questa decisione, perché è stata la scontistica nei confini che hanno questa problematica di prezzo non competitivo con la Svizzera qui in Lombardia piuttosto che la Slovenia nel Friuli. Dicevo che il sistema della scontistica è un sistema che ha funzionato per tutti, soprattutto per i cittadini, ma anche per il fisco, perché ha potuto impedire, diciamo, la fuga di accise all'estero, per cui anche se in maniera ridotta le accise venivano pagate qua in Italia. Ripeto, spero che si riveda questo provvedimento.